Domani in mattinata i RIS svolgeranno nuovi accertamenti nella casa in località Volla Piedimonte San Germano, dove viveva il piccolo Gabriel Feroleto insieme alla mamma e alla nonna. Intanto c'è da attendere per sapere la decisione del Tribunale del Riesame in merito alla richiesta di scarcerazione presentata dai legali dei genitori. Prime condanne per il crack della clinica Villa Aurora, due sono stati condannati mentre un terzo è stato scarcerato. Questa è la decisione del Tribunale di Reggio Calabria, 6 anni nei confronti di Giorgio Rea, mentre 3 anni per la convivente Patrizia Ferri, entrambi sorani. Da una comunità di recupero nella capitale gestiva le piazze di spaccio anche nel capoluogo Ciociaro. 13 gli arresti portati avanti dalla Guardia di Finanza nelle prime ore del mattino. A breve ci sarà invece la riapertura del viadotto Biondi a Frosinone, interessato da una frana nel 2013. Continuano i lavori e intanto si attende la data. Per lo sport, il Frosinone è ormai retrocesso in Serie B, anche se l'ultima partita di domenica scorsa contro il Sassuolo è stata degna di nota. Anche per oggi è tutto con il Light TG, grazie per essere stati con noi. Per tutti gli aggiornamenti scarica la nostra app.